Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGL T4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Caorle, incontri di comunità al centro civico, un incontro sull'invecchiamento attivo degli anziani. Mettere in atto le strategie migliori per rispondere a una delle sfide più urgenti del territorio. L'invecchiamento della popolazione, questo è l'obiettivo dell'incontro in programma domani pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al Centro Civico di Caorle. L'evento rappresenta il terzo incontro aperto al pubblico sui patti di comunità previsti dal progetto CROSS CAR 2.0, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia. I precedenti due appuntamenti si erano svolti presso la sede dell'AVIS di Caorle e avevano individuato la necessità e le risorse presenti sul territorio con l'obiettivo di valorizzare un welfare generativo e mettendo le basi proprio per la firma dei patti di comunità. La lettera di intenti ha lo scopo di mettere in sinergia tutte le associazioni, i gruppi di interesse, le realtà aziendali e i volontari a supporto della popolazione anziana residente sul territorio. L'evento di domani è organizzato dall'azienda speciale Don Moschetta in collaborazione con il comune di Caorle. Sino de realtà specializzata sulle politiche welfare. E la dottoressa Miriam Tonetto dell'azienda pubblica di servizi alla persona ITIS di Trieste, professionista del metodo Validation. I patti di comunità rappresentano un modello di presa in carico integrata e personalizzata dell'anziano e della sua famiglia, che vede lavorare insieme servizi pubblici e privati, associazioni e gruppi di interesse del territorio. Questa sinergia è ritenuta fondamentale per garantire un supporto completo e continuativo agli anziani, favorendo quindi un invecchiamento attivo e di qualità. Cavallino Tre Porti, dramma nella notte, auto fuori strada, muore un giovane. Notte di sangue a Cavallino Tre Porti, intorno all'una si è verificata una fuoriuscita autonoma che è costata la vita a un giovane. Si tratta di un 21enne di origini kosovare, Rilind Taki, Lindi per gli amici. L'incidente è avvenuto in via Fausta, all'altezza della curva del cimitero di Cavallino. Secondo una prima sommaria ricostruzione, due uomini si trovavano a bordo di una BMW 320. Per cause da accertare, l'auto avrebbe sbandato, finendo per schiantandosi contro un albero. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo e i sanitari del SUEM 118 con la Croce Verde di Cavallino Tre Porti e l'unità di Jesolo, ma ai sanitari non è rimasto che constatare la morte dell'uomo avvenuta sul colpo. Sembra che il giovane deceduto fosse il passeggero della vettura. L'uomo alla guida, praticamente illeso, è stato trasferito in ospedale a San Donà per accertamenti. Rilievi affidati ai carabinieri. Il TG finisce qui. Io vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Un bacio da Fabiola Romani. Ciao.